Paul-Valéry affermava che si dovrebbe entrare nell'immensa, pregevole sommatoria di un grande museo per vedere una sola opera, soffermarsi e cercare di capirne il segreto. Era un parco, un essenziale, a suo modo una asceta. Sapeva che per entrare nel profondo bisogna rinunciare alla quantità. Viene da pensare a questa singolare provocazione avanzata da un esperto, era membro nel suo paese del Consiglio dei Musei Nazionali, ogni volta che un'opera, tra le molte molto pregevoli che in ogni grande museo sono, ci immette nella sua fascinazione, ossia ci coinvolge, ci emoziona, ci svela qualcosa di sé e di noi, ci regala il suo segreto. Non accade molto spesso, ma accade. Non è per tutti lo stesso luogo, la stessa tela, la stessa statua. Le epifanie hanno strati diversi e differenziati. È comunque qualcosa per cui diciamo: ecco, solo per questo, anche solo per questo, vale la pena essere qui. Una delle rivelazioni più fonde, un'emozione e fascinazione fortissima, può essere l'incontro con l'Annunciata e l'Angelo Annunciante di Francesco Mochi. Lei è lì, una Vergine annunciata come non se ne sono mai viste, del tutto lontana dalla ieratica innocenza di ogni altra annunziata scolpita o dipinta. Non un'ignara, stupita, inconsapevole adolescente, più visionaria che vergine, lei sa. Quel suo volto drammatico, quello sgomento, quel suo sguardo increspato, doloroso, conoscono già quel che sarà il dolore della madre, la madre che già risiede in quel suo corpo, formoso, maturo, possente, una maternità compiuta più che d'accogliere. Maria è lì, sorpresa e impaurita, sembra quasi difendersi, resistere al turbinio dell'angelo. È come se conoscesse il fardello che dovrà sostenere. Mater prescelta, mater dolorosa, e lui, l'angelo annunciante, nel turbinio delle sue vesti, nell'inarrestabile posa, non si queta, indica, vuolsi così colà dove si vuote. Resistere non è consentito. L'angelo vorticoso, imperioso, blocca la donna al suo destino, ne decreta la maternità sofferta. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Francesco Mochi, nato a Montevarchi nel 1580 e morto a Roma nel 1654, eseguì l'Annunziata e il suo angelo tra il 1605 e il 1608, per incarico della famiglia Farnese, perché fossero posti ai lati del coro della cattedrale. Il gruppo scultoreo fu rimosso dal Duomo di Orvieto, insieme alle altre grandi statue manieriste, durante l'epoca del rigorismo purista ottocentesco. Dopo essere stato per molti anni nei magazzini dell'Opera del Duomo, è tornato a riproporre il suo splendore all'interno del circuito museale del Modo, nella luminosa atmosfera della sede di Sant'Agostino.